Beh, come di consueto, buon anno a tutti! Mancavo solo io, vero? Sì, lo so, sono un po' in ritardo. Dovrei fare i video prima che sto ancora postando i video come ho dato precedentemente, quindi ci voleva un po' di tempo. Intanto, grazie a ciò, posso prendere e fare registrazioni per nuovi video e quindi potrei essere un po' in ritardo con le tempistiche. Però tutto il suo tempo. Comunque, sì, mancava solo magari il mio. Vabbè, l'avete sentito 1500 volte da magari altri canali YouTube, da leggendo su Facebook o su altri social. Sì, dai vostri parenti, da chi so io, non lo so. questo che vedete non è un collare per, come si dice, i cani, no? Per le pulci. È uno scaldacollo che effettivamente sembra tale, quindi adesso lo tolgo, beh. Molto comodo, mi piace un botto, giusto una cosa così per il collo, troppo bella. Questa qua invece ci stava perché, come si dice, quest'anno, secondo la cultura cinese, è l'anno del cinghiale, quindi un bel porcotto ci stava per da mettere come pullover d'inizio anno. L'ho preso su in montagna, la montagna qua dietro, il Monte Rocco, di cui ho fatto anche un video, però verrà in seguito, non so ancora quando, adesso devo vedere le tempistiche. Non vi preoccupate, cerco di essere il più, nel senso, cerco di fare i video in modo che riesco a postarli nel più breve lasso di tempo, solo che il tempo di montaggio, il tempo di preparazione, tutto quanto, dipende se sono in giro o no, è un po' difficile. Comunque sia, questi giorni è un po' brutto, non il tempo, ma il fatto che in Giappone a Capodanno è praticamente tutto chiuso, che di solito non chiudono mai. Quindi, poi dopo non so io, la mia malsana, il mio malsano problema di alzarmi tardi non mi aiuta. Ci sono delle cose che sono andata a visitare con il buio, quindi non vale forse neanche la pena che ve lo faccio vedere. Ci penserò su. E sì, inizio anno un po' brutto, però cerco adesso di potermi spostare di più. Dovrei alzarmi anche prima, dovrei fare tutte le cose prima. Oppure tenermelo per i weekend prima che vada per Fukuoka. Non manca molto, un mesetto forse, sì, più o meno. E quindi devo cercare di riuscire ad andare nei posti e a fare i video. Anche per quello che ci metto un po' per pubblicarli, perché alla fine se in settimana sono a scuola non vado da nessuna parte, quindi li pubblico man mano. Invece se potessi pubblicarle ogni giorno, se facessi qualcosa ogni giorno, non so neanche quando è il tempo di montarle e di pubblicarle. Detto ciò, penso che forse conoscete già le usanze in Giappone per il Capodanno, fine anno e Capodanno. Quelle poche che mi sono rimaste praticamente sono preparazione per Capodanno, tipo il 31 tutti i giapponesi puliscono a casa, poi il 31 normalmente i giapponesi mangiano il soba, che sono degli spaghetti, se non lo sapete che cos'è. E questi soba mi sembra che, no, non mi ricordo neanche più come si chiamano, hanno un nome particolare e rappresentano, più lunghi sono, meglio è, perché rappresentano una vita più lunga, no? Però giusto questo. Poi guardano una battaglia taglia di canzoni, non chiedetemi che cosa esattamente, e infine, se non mi sbaglio, vanno al tempio. Ho fatto anche un video su quello, quindi non vi preoccupate, vedrete un po' quanta gente c'era. L'ho fatto sia per il 31 sera che l'1 in giornata. Invece al primo dell'anno, almeno alcuni fanno solo il primo, altri fanno dall'1 al 3. Le famiglie preparano dei bento, se volete, che ci sono sia colazione che a pranzo. Praticamente per 3 giorni la donna di casa non può cucinare, quindi hanno dei bento già pronti con tutti i loro pranzetti, colazione e pranzi. Il 31 fanno 107 gong ai vari templi, o meno che non è solo quello buddista,
qui sono ignorante, qui lo sa meglio chi è già da più tempo qui e che conosce meglio la cultura. E l'ultimo gong, perché in totale sono 108 di questi cosi, lo fanno il primo di gennaio. Questa era in breve l'usanza, una parte delle usanze giapponesi per fine inizio anno, che comunque mi hanno detto i giapponesi stessi che ogni famiglia ha la sua piccola usanza, come noi del resto, quindi non è preciso, però in generale è quello che fanno i giapponesi queste cose. Ecco, giusto un breve assaggio e di nuovo da parte mia, buon anno nuovo, speriamo che quest'anno sia un anno migliore, io spero, lo spero comunque, lo spero. Per i miei amici, i miei conoscenti, per voi che mi seguite, carissimi Lolotti, sono sempre contenta quando vedo qualche nuovo iscritto o qualche commento di quello che sto facendo attualmente, mi rende molto felice. Ringrazio tutti i miei follower che mi seguono dall'anno scorso, vabbè, battuta del cavolo. Detto ciò, vi terrò aggiornati su quello che sto facendo. Potrei dirvi buon anno in giapponese, ma non c'ho voglia perché è troppo complicato e non mi va di sbagliare come ho fatto per Natale. Quindi lasciamo perdere. Intanto io continuo a postare quello che ho già preparato. Preparerò intanto altre cose. Io per concludere questo video, che già è una schifezza di suo, anche per la luce, non so, mi sta coprendo la faccia. I capelli, abbiamo la tinta, wow, fatta io, infatti ho avuto dei risultati un po' pessimi, no, sto scherzando. Oltre che dirvi buon anno, Frohes Neues Jahr, buon anno, Happy New Year, non ho nient'altro da aggiungervi, quindi banzai per il nuovo anno! Sto dicendo un sacco di cazzate!